Allora, un piacere ascoltare. Qualsiasi cosa farai, qualsiasi cosa tu porterai avanti nella tua vita, e poi ancora la figurazione attraverso i bronzi. Questi sono bronzi di un altro artista egiziano che è qui con noi, ma viene anche lui da Cairo, che è Tamer Ragazza. Abbiamo tre lavori. Questi lavori ci accompagnano in veduta frontale, invece nei paesaggi sospesi, effimeri, più giù si lavora, sono stelle femministe, resinate, violente, bellissime. Cosa ci dice il lavoro? Ci indica delle sedie. La sedia è buona. L'essere umano probabilmente è stato lì e ha lasciato. Noi abbiamo visto durante lo scambio. Quando abbiamo cominciato a lasciare la madre natura è rinata, se ne è appropriata degli spazi, quindi lei si chiede insieme a noi, è giusto occupare ancora quella sede, ne abbiamo diritto, o è meglio essere fatti in professione per poi lei è anche un'artista SIAT, è una persona a cui siamo molto legate. Tutti gli artisti di questa sera che sono venuti a trovare poi sono diventati i nostri amici, abbiamo un rapporto consolidato da anni, cerchiamo insieme di portare la discussione culturale che è Sorrento. Ha realizzato le tre tele alle mie spalle per Sorrento. Grazie, Rossella. Ha lavorato per noi in un testo in catalogo definito i suoi lavori mutazioni oniriche. Soluzioni oniriche, mutazioni pittoriche, in cui c'è una perdita sostanziale della forma, però c'è un accenno sempre comunque della natura in tutti i tuoi lavori, anche quando perdi completamente la connotazione figurativa, un accenno figurativo. La natura è sempre presente. Lo potete vedere da soli in questi lavori, c'è una profondità, un attraversamento tale che è il motivo per cui anche in questa posizione espositiva, perché con lei continuiamo a attraversare la natura e continuiamo a parlare anche con la pietra di licenza di Zoccato, che trova, si sposa molto bene con il discorso che si inamina. Ci lasciamo alle spalle questa sala con un ICI di Zoccato che ci dice in essa, sì, siamo in essa.